Perché io alla mattina esco tranquilla da casa mia, passo davanti al bar che c'è lì, quel bar che fa angolo per andare in cattedrale, e lì c'era un sacco di... c'era tutto il CLN, si vede che avevano pranzato da qualche parte, e mi chiamano: vieni, vieni, vieni qua, se tu domani mattina vai in questura, perché farei il vicequestore, perché Mario da solo non può stare, perché lui aveva solo un polmone, perché se guai, se non si sentiva bene, che qua e che là, insomma, va bene, va bene. Allora io ci volevo una persona di fiducia, e sono andata io, con le raccomandazioni che mi hanno fatto loro, con quelle che mi ha fatto la moglie, cara te, sapevo tutto quello che dovevo fare. Loro non sapevano che io poi stavo lì, e cara mia, ero lì che stavo ben attenta, perché i partigiani, quando hanno saputo che Mario era lì, sono arrivati tutti con la bottiglia di grappa, quelli della Bassa Valle. Io acchiappavo le bottiglie e le mettevo nell'armadio, quelli che venivano non vedevano quelle bottiglie, perché guai, povero questore. Sarebbe durato poco. Ma lui, quando non si sentiva bene, me lo diceva, tanto l'ufficio della questura era al pian terreno, lo facevo uscire dalla finestra, lì c'era già l'autista che lo caricava e lo portava via. E poi gli altri che volevano essere ricevuti dal questore, il questore non c'era più. Ma come, se era lì adesso? Io non so che cosa fare, lui è uscito, Però la buonanotte. cosa strana è che con tutto quello che tu hai fatto durante la resistenza non ti si sia stato dato il titolo di partigiana, ma Ah no, solo solo. patriota, perché non avevo fatto abbastanza mesi di appartenenza alla banda. Nonostante tu abbia sempre Ma per aiutato, no? forza, cara te. Perché io andavo e venivo da Trovir come se fosse stato, non so, andare fino a Impiano e via, perché lì bisognava portare su qualche cosa. E poi quando arrivavi, cara mia, era una festa per loro, perché io portavo le notizie dalla città. Certo. Allora quando mi vedevano arrivare, io facevo un sentiero molto stretto, molto brutto, e se non mettevo i piedi uno davanti all'altro potevo franare giù per la collina e mi raccattavano di sotto. Allora quando sono arrivata su in cima, loro erano già tutti là pronti per chiacchierare, e cara te. Allora, questo e quell'altro, una cosa e l'altra. Intanto mi facevano portare subito una coperta piegata in quattro perché non mi sedessi sull'erba bagnata. E io, Ah, si quella. prendevano cura di te. Sì, ma come no, poveretti? E mi portavano subito una tazza di latte caldo. Non so se mungevano la mucca, se lo tenevano lì al caldo, ma comunque qualcosa mi davano, poveretti. E poi io mi sedevo su quella coperta e dopo un minuto mi alzavo perché, oh, avranno avuto i pidocchi oppure no? Quello era un grosso interrogativo, ma era veramente una bella festa la domenica mattina. E poi loro mi chiacchieravano, mi chiedevano, perché io quando arrivavo su, hai visto mia moglie, hai visto mio figlio, hai visto mio padre, hai visto mia madre, dico per favore, uno alla volta, adesso tiro il fiato, tanto scaricatemi il sacco perché io ero carica di ogni accidente da portare su. Sono uscito una volta con 9 bombe dentro una borsa, io lavoravo al magazzino armi e munizioni, figurati se non potevo mettere le mani lì. Allora quando entravo nel magazzino con il maresciallo, lui andava davanti e io andavo dietro, avevo quel bel grembiale nero richiesto dall'esercito perché fossimo vestiti moderatamente con le gonne lunghe e quello. Allora va bene, lui andava davanti, io acchiappavo la bomba di lì e la mettevo in tasca. Finché sono arrivata ad averne 9 la prima volta, 9 bombe, bisognava che le portasse a casa perché del cassetto non c'era serratura. E allora dico bisogna che le porti a casa. A casa mi ero appena comprata ed erano appena arrivati sul mercato quei borsoni a 2 colori, blu e rossi. Io avevo un abito blu con i bottoni rossi, ero elegantissima. Sono entrata in caserma con il mio borsone vuoto e sono uscita con 9 bombe dentro. E poi però mi toccava passare davanti al corpo di guardia e lì mi guardavano. Ma mentre passavo di lì avevo i miei problemi, cioè, dovrei trovare qualcuno che mi porta la borsa quando passo davanti al corpo di guardia. E ci pensavo, ma lì c'era il solito tedesco cretino che era sempre lì, che è quello che smistava i tedeschi quando arrivavano e qua e là. Allora, signorina, io accompagnare. Stavo per dirgli Varramengo, poi mi hanno detto guarda che l'hanno già tradotto Varramengo, non glielo dire più perché lo sanno. Hanno capito cosa vuol Cosa vuol dire? dire. Allora io andavo avanti senza così. E a un certo punto ho detto adesso però devo passare alla porta e come faccio con questa borsa? Mi sono fermata lì e questo qui continuava a farmi il filo e che qua e che là. Allora io, era il mese di luglio, faceva un caldo da morire, mi ero messa sulla borsa, fra i 2 manici, una bella giacca pesante, una bella giacca rossa. Dico, semmai
mi copre senza essere tanto guardata. O sì, che quando sono arrivata lì la cosa era diversa. Era poi ora che io prendessi il coraggio a due mani e passassi con la mia brava borsa sperando che mi andasse tutto bene. E Carrate, quando sono arrivata lì a pochi passi dalla porta, mi sono fermata sperando che quello lì capisse che io dovevo passare alla porta e dovevo passare con la borsa, ma quello lì non era mica tanto furbo. Quindi io mi sono infilata, ho cominciato a infilarmi la giacca e intanto facevo due passi verso l'uscita. E finalmente lui ha capito, ha preso sulla borsa, allora io mi sono infilata la giacca tutta, poi sono passata, lui è passato con me, ha fatto un bel saluto romano al corpo di guardia, alla sentinella fuori, e poi tutti hanno fatto anche tante cose, perché io mi ricordo, per esempio, ce n'era una che abitava il ponte di pietra, però aveva una specie di mayen un pochino più indietro, tra il ponte di pietra e Villa Motta, che era solo all'inizio della strada che portava a Porosan, e lei... lì ti ospitava quelli che potevano dormire lì, chi era ferito, una cosa e l'altra, senza avere un via vai tremendo, perché altrimenti era una cosa che ti dava da pensare. E quindi le cose andavano avanti abbastanza bene. Ce n'era una di quelle che ha fatto veramente dei grossi sacrifici, se si sono curati i partigiani ammalati di tifo, che è una cosa... Allora, tu di tifo morivi, perché mio marito è morto di tifo nella guerra finita. Certo. Soltanto... sentite parlare, cioè, lei avrà sentito parlare di me, ma io sento parlare di lei e abbiamo capito come stavano le cose. E poi Aurora, lei aveva molte cose più importanti delle mie da fare, perché lei li accompagnava all'estero, li accompagnava di qua, cara mia. E quando gli hanno messo le mani addosso, cara te. E come avete saputo voi della fucilazione di Aurora? Cioè, ti hanno chiamata per avvisarti di questa cosa? Io non ero qua. Ah, non ero. Ero andata qualche giorno dai miei nell'Astigiano. E quindi no, mio padre me l'ha fatto sapere subito, anche se la posta funzionava come poteva, perché non dicendo le cose così, ma la dice che avevano tagliato 5 alberi molto importanti e quindi non si poteva transitare di lì e che qua e che là, eccetera, eccetera. E io ho capito quello che era successo. Me l'ha raccontato Conchatre, che adesso è morto l'anno scorso. Dante Conchatre era una figura della resistenza, né? Perché tu a Dante potevi affidare quello che volevi, sapevi che era sicuro. Tutto sommato, io so che, perché questo me l'aveva raccontato Dante dopo, è lui che gli ha fatto compagnia la notte che avevano acchiappato Aurora. E ha cercato di chiacchierare con lui, insomma, di spiegargli un po' le cose. E dice, ma se tua moglie forse non si fosse... diciamo così, esposta tanto così, e lui gli ha detto, stai zitto tu, che tu non sai quello che ti dici. E Dante ha messo la berta in sacco, è stato ben zitto.